209 posti auto, spazi dedicati a veicoli elettrici, monopattini e bici, una corsia di entrata e uscita riservata al telepass, la cassa automatica, una guardiola per la polizia locale con un avanzato sistema di videosorveglianza, una grande rotatoria. Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di linee Lecco nell'area della Piccola. 1 milione di euro l'investimento, con fine cantiere previsto entro novembre. Il cantiere procede qui alla Piccola, anche grazie alla collaborazione dell'impresa Vitali, che è stata molto disponibile e ha messo a disposizione uomini e mezzi in maniera adeguata. Sono ormai state completate circa il 90% dell'infrastrutturazione, ovvero tutta una serie di cavidotti e di passaggi che saranno non più visibili al termine del cantiere, ma sono indispensabili per la buona riuscita e il completamento dell'opera. Anche gli scavi sono ormai stati completati e gli sbancamenti anche. Sarà un parcheggio dotato di tecnologia schidata con il controllo degli accessi. Sarà il primo parcheggio della città con un doppio ingresso e una doppia uscita. Sorgerà una nuova rotonda, una rotonda di dimensioni importanti, atta a consentire l'ingresso di mezzi anche importanti. Parlo di autobus, ma anche la normale circolazione. Diverrà uno snodo importante verso il centro della città attraverso via Digione, che è prevista a doppio senso. I tempi di realizzazione sono quelli che avevamo preventivato e quindi con l'inizio dell'intervento nel mese di giugno. E con l'ultimazione di questo parcheggio, diciamo nel fine novembre. Quindi noi per l'apertura delle feste natalizie apriremo questo parcheggio in perfetta efficienza e funzionalità. Questi sono i tempi, quindi abbiamo ancora 3 mesi circa di lavoro, dove a fianco dell'impresa Vitali entreranno in gioco altre aziende come Schidata e come l'impresa Meles per quanto riguarda gli impianti elettrici, più altre aziende che dovranno intervenire per quanto riguarda videosorveglianza piuttosto che sottoservizi. E i tempi, ribadisco, verranno comunque mantenuti, salvo che ci sia qualche problema in termini di meteo. Per quanto riguarda il costo di questo parcheggio è di 1 milione di euro circa. Questa spesa è sostenuta totalmente da Linea Lecco, quindi abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare con un istituto bancario, abbiamo aperto questo fido, questo prestito, per la realizzazione di questo parcheggio.